Un campo scalare è una funzione da Rn in R. Una funzione che associa ad un gruppo di numeri, cioè ad un vettore di Rn, ad esempio, un numero reale. Graficamente possiamo visualizzarlo come un'applicazione che associa a gruppi di numeri, vettori, un numero singolo. Quindi trasforma un vettore in un numero. Mandiamo in input un vettore al nostro campo scalare, il campo scalare ci restituisce un numero. Un esempio di campo scalare sono le funzioni a due variabili, che possiamo visualizzare ad esempio in R3. Ad esempio vedete qui x più y oppure x quadro meno y più 4z sono esempi di campi scalari, solo che una funzione a due variabili riusciamo a disegnarla nella terza dimensione, perché noi disegniamo l'uscita, l'immagine, il valore in uscita nella terza dimensione, mentre una funzione a tre variabili non siamo in grado di visualizzarla perché ci vorrebbe una quarta dimensione per visualizzarla. Però possiamo fare dei paragoni, ad esempio il campo delle temperature, che associa ad ogni punto dello spazio, quindi a un vettore di R3, può associare un valore di temperatura o un colore, ad esempio. Quelli sono esempi di campi scalari tridimensionali, la cui immagine non possiamo graficarla con una dimensione, ma la grafichiamo con un colore, ad esempio, oppure con una temperatura o con una pressione, ad esempio. Ebbene, rimaniamo adesso nel contesto bidimensionale, in cui il campo noi lo visualizziamo con una superficie di R3. Per esempio z uguale x quadro più y quadro è questo campo scalare, questa funzione, questo paraboloide reale. Graficamente vedete qui il punto, un punto in generale di coordinate x, y, che è il nostro vettore in input, quando viene dato in pasto al campo, z che è l'uscita, l'immagine, è sostanzialmente la somma delle componenti del vettore al quadrato. Quindi è questo punto qui. L'insieme di tutti i possibili vettori nello spazio bidimensionale nel piano mi dà in uscita questo oggetto, questa figura qui, che ha la caratteristica, vedete, siccome sono dei quadrati, quindi l'aspetto di questo oggetto è un paraboloide, cioè all'andamento di una parabola nello spazio. Altri esempi di campi scalari sono questi piani, vedete qui, z uguale k è un campo scalare costante, uniforme, perché a qualunque punto del dominio z è sempre k, cioè indipendentemente da dove io mi metto qui, la z è sempre k, questo è il significato di questa equazione, cioè l'immagine della funzione è sempre k indipendentemente dall'input. Z uguale x invece è un altro esempio di campo scalare, è un piano inclinato, vedete qui, che ha l'andamento di una retta, vedete, se siamo nel piano, vedete la funzione y uguale x è una bisettrice, ma nello spazio non abbiamo una bisettrice ma abbiamo un piano che è inclinato come una bisettrice, per l'appunto. Questo esempio di campo scalare è un esempio tipico di superficie in cui ad ogni punto si associa un valore. E vi faccio notare che questo campo scalare è indipendente da y, cioè se io cammino su una retta parallela ad y il campo è costante, mentre è dipendente da x, perché vedete nell'espressione compare solo x, quindi a seconda del punto in cui io mi sposto la dipendenza è solo rispetto ad x. Ma questo poi verrà analizzato quando introdurremo le derivate parziali, che vanno ad analizzare l'andamento di una funzione multipla più variabili lungo le direzioni, no, lungo diverse direzioni nello spazio. Per concludere questa introduzione al concetto di campo scalare,
il grafico di una funzione, cioè quello che noi abbiamo visto nell'esempio lì con la superficie, con il disegno della superficie. Il grafico che cos'è? Ad esempio in R3 il grafico di una funzione che cos'è? È l'insieme di tutti i punti dello spazio dove la z, vedete, sono dei punti, sono delle terne in R3, sono tutti i punti che soddisfano questa equazione, cioè che soddisfano l'equazione della funzione, nel senso che l'immagine è la terza componente, cioè la z è l'output, mentre x ed y sono l'input, detto proprio in termini brutali. Il grafico in Rn è un insieme di vettori di Rn, cioè di punti di Rn, dove l'ennesima componente è funzione delle n-1 componenti. Quindi il vettore ad n dimensioni ha le prime n-1 componenti che sono l'input, l'ultima componente è l'output. In generale, per concludere, il grafico vive in una dimensione in più rispetto al dominio. Quindi se il dominio è R2, il grafico vive in R3. Se il dominio è R1, il grafico vive in R2. Cioè, non è che vive in R2, abbiamo bisogno di un'altra dimensione per rappresentarlo. Se il grafico se la funzione ha 3 variabili, il grafico ha bisogno di una quarta dimensione. Quindi abbiamo bisogno di una dimensione in più per descrivere il grafico della nostra funzione, del nostro campo scalare. Sui campi scalari non c'è molto da dire, perché quello che è importante intuire, sì, è il significato, ma quello che è fondamentale poi è operare con i campi scalari. Nella prossima lezione vi parlerò di un concetto più fondamentale, più importante, che è il concetto di campo vettoriale, che ci servirà poi successivamente quando parleremo, ad esempio, di elettromagnetismo oppure di altre questioni fisiche che tirano in ballo i campi.